Benvenuti ad una nuova edizione con TG10.it. Queste le notizie di oggi. Una sospensione degli sfratti in attesa di una ricognizione dello stato di fatto degli alloggi popolari dello IACP e quanto ottenuto il Comune di Gela alla fine di un incontro con il direttore dell'Istituto Autonomo Case Popolari dell'ex provincia di Caltanissetta, il prefetto e vari esponenti delle forze dell'ordine. L'amministrazione comunale ha assunto l'impegno di verificare la situazione degli alloggi occupati, con lo stato di bisogno dei residenti e la presenza di minori. Nel pomeriggio il sindaco ha comunicato quanto ottenuto ad una delegazione di occupanti che attendeva risposta. Lo scorso weekend si è tenuto nei locali della Camera di Commercio di Ragusa, nel prestigioso Palazzo Grimaldi di Modica, il primo weekend del buon governo, organizzato dall'associazione Upolis di Ragusa, dall'associazione Renovazio di Gela ed ANCI Sicilia. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose associazioni provenienti dall'area sud-est Sicilia, che si pongono tra i propri obiettivi statutari lo sviluppo del territorio, e tra queste segnaliamo l'altra associazione gelese Pensare Futuro. La vera novità di questo intervento, afferma il legale gelese Eugenio Catania, è aver colto l'occasione presentatami dall'associazione Renovazio per parlare in modo positivo della nostra città, senza sfruttare e strumentalizzare i problemi per averne un ritorno d'immagine a scapito della reputazione di Gela e dei gelesi. Insomma, sottolinea Catania, senza alcuna denigrazione gratuita del nostro territorio, ma esaltando gli asset strategici e le potenzialità di sviluppo di Gela e raffrontando la situazione gelese con quella di gran lunga peggiore di Bilbao degli anni 80 dello scorso secolo. 13 novembre è stata e sarà ricordata nella storia come ciò che accadde in America l'11 settembre del 2001, l'attacco dei musulmani dell'ISIS all'Europa. La nostra redazione a tal proposito ha voluto pubblicare sul nostro portale indirizzo www.tg10.it uno speciale con alcuni video tratti dal web che mostrano una cronostoria iniziata proprio il 13 novembre con le immagini dell'attentato che sono molto forti, che sono state registrate da alcuni cittadini francesi in presa diretta proprio durante il momento delle esplosioni. Bene, questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione di TG10. Oppure potrete comodamente consultare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.